forse abbiamo la colpa di non armonizzare abbastanza quello che stiamo facendo. Perché da quello che dice il consigliere Agostini è chiaro che non è di conoscenza comune che per fare un reclamo basta fare una telefonata al nostro numero verde che è attivo 24 ore su 24 con chiamata gratuita anche da cellulare. Quindi non è assolutamente necessario scrivere una raccomandata. Basta chiamare in qualunque ora, anche adesso, il numero verde e c'è un operatore che riceve la vostra segnalazione tecnica se è una perdita, un guasto, una mancanza d'acqua, la vostra segnalazione o reclamo sulla fatturazione, sulla lettura, potete consultare l'autolettura, potete comunicare l'avvenuto pagamento, potete chiedere la realizzazione, potete fare tutto tanto a casa, al telefono, gratuitamente, giorno e notte. Evidentemente, se ancora parliamo di raccomandate, questo messaggio nostro, per colpa nostra, non è passato. Anche se lo scriviamo su tutte le fatture che vi mandiamo ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, quello che è, scriviamo sempre, chiediamo la collaborazione del cliente per avere l'autolettura e quindi effettuare una fatturazione sulle consumi reali. Diciamo che è attivo il nostro sito web sul quale potete mandare l'autolettura a qualunque comunicazione e noi rispondiamo puntualmente. Però c'è un'eccezione. Cioè, se il reclamo di cui parlava il consigliere non è il reclamo sulla fattura o sulla mancanza d'acqua, ma è un reclamo di quelli che stanno arrivando da qualche giorno, 5 pagine, che contesta l'esistenza praticamente di Accelerato 5, per tappare la colpa, insomma, no? Con una serie di punti, l'ultimo dei quali è: dopo 6 anni non avete ancora applicato la carta dei servizi, non avete ancora adottato la carta dei servizi. È falso. È falso. Perché noi abbiamo la carta dei servizi, però non è che ce l'abbiamo dentro il cassetto, sta a disposizione di ciascun utente presso tutti i nostri sportelli. Se viene richiesta una copia a casa, la spediamo a casa gratuitamente, naturalmente. No, ho fatto l'esempio della carta dei servizi per dire che l'ultima cosa contestata da Cato 5 delle 4 pagine è che non abbiamo la carta dei servizi, quindi falso. Però stiamo ricevendo, forse a quelli si riferiva il consigliere Agostini, decine di lettere ciclostilate, tutte uguali, cambia soltanto il nominativo e la firma, qualche volta è pure quasi uguale una firma dall'altra, vabbè, lasciamo perdere, non siamo critici. E diciamo, no, queste sono firmate da singoli cittadini, non sono associazioni. Diciamo che certe volte le associazioni dei consumatori patrocinano direttamente queste cose, quindi ci scrivono una lettera per tutti i loro associati, anche perché la risposta è sempre la stessa, le contestazioni sono sempre le stesse, la risposta è una.